A tutti ragazzi, qua Braccia, oggi sono qui tornato con questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere questa partita che è un 49 round su Fattoria in singolo. Ho un pochettino fellato questi round, nel senso che ne sono felice di aver fatti 49, però non ne sono proprio contento per il semplice motivo che a round 37 mi sono mangiato due quick revive perché sono andato a terra. Da coglione, mi hanno chiuso proprio da coglione. E mi sono rianimato, ho comprato un altro Quick Revive e mi hanno subito dopo ucciso. E veramente lì sono partite delle bestemmie assurde. Però, siccome stavo giocando già da un'oretta, così non ho voluto buttare via quel tempo e l'ho continuata. Comunque, sono 49 round, come avrete letto già dal titolo, ma sono stato anche lì un pochettino sfigato. Questa partita è più sfigata che altro. Sono stato anche lì un pochettino sfigato perché. Non lo so neanche spiegare perché avevo il gruppone di zombie, ci stavo girando e quando vado per ucciderli c'erano più o meno una massa di zombie, un'orda intera di zombie che camminavano, che mi hanno aggirato nell'angolo e mi hanno chiuso. Cioè, è una cosa assurda, lo vedete dal video, ragazzi. Comunque, oggi non sono qui per spiegarvi la strategia di questi round, perché tanto, ragazzi. È monotona. Se vi interessa vederla, andatevela a vedere magari in un video di qualcuno. Anche perché a dire la verità non è che la sappia spiegare molto bene questa strategia a parole. La capirete meglio a immagini, perché se no sparerei solo stronzate. Comunque, vi dico solamente cosa dovreste fare per questi round, se volete salire di round. Allora, innanzitutto dovrete avere le Raygun, almeno o la Mark II o la Raygun normale, però vi consiglio se trovate una Mark II, ragazzi. Comunque, cambiando discorso un attimino, vi volevo dire ragazzi che se in molti video di zombie non parlo, raga, è perché non c'è più nulla da spiegare su zombie, raga, ormai è uscito da 36 anni Black Ops 2, cosa vi spiego? Che la Raygun spara raggi? No, non riesco a capirlo. Comunque, del resto, riprendiamo il discorso, se avrete una Raygun Mark II iniziate subito la strategia di girare, uccidere, spawn control. Così via dentro il capannone, ovviamente, perché se no lì non c'è più spawn control. Se no, se avrete la Raygun normale, i round sono un pochettino poco più lenti perché dovrete fare il gruppone, dovrete azzopparli, poi li dovrete uccidere e gli zombie da dietro vi aggireranno e magari il round diventa un pochettino più lento. Invece con la Raygun Mark II che come dire, sparate alla testa, muoiono subito e non farete nessuna fatica. Non sprecate mai munizioni, ragazzi, ma questo qua già lo sappiate perché su Fattoria purtroppo non c'è il pacapunch e quindi se la Raygun Mark II si scarica e non avete le munizioni, ve le dovrete andare a comprare, nel senso a ritrovarle. Trovare la Raygun Mark II è veramente stressante, raga. La Raygun Mark II, la prima l'ho trovata al round 38, raga, e mi è durata fino al round 45, se non mi sbaglio, l'ho data via. Ma l'ho usata, non dico né bene né male, però l'ho usata un pochettino a cazzo di cane perché sparavo tre raffiche da fuori e tre raffiche da dentro. Nel senso che andavo fuori dal capannone nel corridoio, gli sparavo la testa come faccio ora. E poi entro dentro capannone e gli sparavo altre raffiche. Così secondo me è sbagliato perché sprecherete solo munizioni che ucciderete massimo due zombie dentro il capannone. Poi dovrete avere le MP, ragazzi, perché vi aiuteranno in una maniera assurda. Se dovrete far cassa, addormenterete la massa di zombie. Siccome qua la cassa è in un posto veramente impossibile girarci, morirete sicuramente. Non vi consiglio le scimmie, ragazzi, perché vorrei vedere voi a trovare la Raygun Mark II a tirare le scimmie. A tirare le scimmie, intanto non avere munizioni. Non potrete veramente andare avanti senza MP. Forse anche le MP. Sono fondamentali appunto per questa sopravvivenza su Fattoria perché in certi momenti mi sono trovato proprio vuoto di munizioni. Ho tirato le MP al gruppone e ho trovato appunto o la Raygun o la Raygun Mark II e sono stato aiutato dal buon cielo che ho trovato la Raygun Mark II finalmente. Però con le MP ragazzi fate attenzione che io sono morto appunto per le MP. Che ho sprecato appunto quei due Quick Revive perché si sono sparsi tutti i zombie con le MP. E quindi quando li ho svegliati tutti i zombie erano sparsi e io sono morto appunto per quello. Quindi dovrete fare molta attenzione, questa cosa non l'ho capita, forse ne dovete lanciare due di MP per star fermi. E qua ragazzi la mia morte è assurda. I zombie che camminano. Ah boh ragazzi, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Bella.